Si è appena concluso al Palazzo di Città, nel settecentesco salone di recente restaurato, un convegno sotto la sigla Cammino, Camera Minorile, che riguarda cioè gli avvocati che si occupano di problemi per i minori invalidi, non accompagnati, o comunque per quei minori che hanno problemi di sopravvivenza o di indigenza, perché non tutti i minori sono seguiti da famiglie che possono permettersi anche di pagare un avvocato. La presenza delle donne avvocato qui ad Augusta in questa circostanza è stata una presenza massiccia, imponente, e questo testimonia che cosa? Che appunto la sensibilità verso queste problematiche è una sensibilità al femminile. Le donne del resto da sempre generano la prole e da sempre allevano i bambini, quindi le donne avvocato o avvocate, io direi avvocate dal punto di vista della grammatica e della sintassi, mi sembra anche corretto questo, sì, preoccupano di queste problematiche che sono poi oggi all'ordine del giorno ad Augusta e dintorni, a Pozzallo, come a Milazzo, come a Catania, come a Porto Empedocle e in altre città dove sbarcano i migranti dell'operazione Mare Nostrum. Con questi migranti, famiglie intere, ci sono anche i minori non accompagnati, i bambini che sono poi in carico ai comuni dove si sbarcano. Ad Augusta ci sono stati problemi non indifferenti per quanto riguarda proprio l'accoglienza di questi minori, tant'è che è stata occupata una scuola in questo momento non frequentata da studenti, ma insomma un complesso cosiddetto scuole verdi che poteva essere anche dato in uso per le scuole che hanno bisogno di locali, ma nella emergenza la commissione straordinaria ha deciso che le scuole verdi dovevano essere in quel momento preciso proprio la sede per questi migranti, anche se appunto la polemica ancora non si è in qualche modo calmata. Allora dobbiamo adesso pensare a nuove prospettive, anche perché l'operazione Mare Nostrum non è cessata, costa un sacco di soldi agli italiani, sono molte critiche al riguardo, ma ancora non si vede niente che possa darci una rassicurazione al riguardo. Però adesso dovremmo fare anche un'intervista, sentiamo proprio l'opinione di chi ha organizzato questo convegno. Parliamo con la presidente del Cammino, Augusta. Il soggetto proprio vulnerabile da tutti i punti di vista è il bambino, sono i bambini. Voi avvocati, come pensate di poter lavorare a favore di questi soggetti anche in queste, diciamo, diatribe o diatribe internazionali, cioè quando sono questi traumi così forti, sì, alla denuncia penale anche, è vero? Beh, diciamo che il minore è molto spesso vittima di quelli che sono i conflitti genitoriali, paga le conseguenze di quelli che sono gli scontri, i rancori, i dissapori tra i coniugi. Certo, la normativa, diciamo, attuale ci aiuta un po' di più a fare diciamo nel nostro piccolo al nostro meglio il lavoro, perché l'ascolto è fondamentale, partecipare all'ascolto, come anche il Presidente ha detto, perché al Tribunale di Siracusa è consentita la presenza dei difensori, i difensori possono porre domande sugli argomenti importanti. Poi l'ascolto in concreto viene gestito dal magistrato, ma tutto questo consente di ricostruire quello che è il vissuto del minore, quelle che sono le sue volontà, le sue aspirazioni, e anche capire quali sono gli eventuali disagi. È un punto d'arrivo molto importante che ci consente di avere, diciamo, gli strumenti giusti per poterlo difendere fino in fondo, come lui ma anche come gli altri soggetti. Per esempio ad Augusta viviamo diciamo, la tragica vicenda degli arrivi di molti minori non accompagnati, che diciamo, sia la popolazione sia anche la nostra realtà professionale accoglie, perché numerosissimi sono i tutori che sono avvocati, che stanno svolgendo questo ruolo. Diciamo che tutto il settore è rivolto, è molto sensibile alla tutela dei minori e in genere della promozione in genere dei diritti fondamentali
fondamentali, perché di diritti fondamentali parliamo. Quindi, come dicevo nella introduzione al convegno, è importante che finalmente il minore venga posto al centro dell'attenzione, sia ormai protagonista centrale di quello che era, di quello che è il conflitto genitoriale e in genere tutto quello che involge l'ambito familiare, e non più, diciamo, solo destinatario e talvolta anche vittima dei provvedimenti che un tempo venivano presi in sua totale assenza. Ora abbiamo gli avvocati civilisti, penalisti, gli avvocati divorzisti, no? O matrimonialisti, sì, che dir si voglia. Adesso abbiamo gli avvocati specializzati in diritto di famiglia, questo, se capisco bene, a questo punto. Diciamo che una specializzazione è sicuramente auspicabile, e infatti l'intento di Cammino con la costituzione della sede di Siracusa proprio vuole incentivare questo, l'aggiornamento, l'approfondimento delle problematiche giuridiche, ma anche il confronto con le istituzioni, quindi il rapporto con quello che è il mondo giudiziario, la stesura di possibili protocolli per l'audizione del minore o per qualsiasi altra esigenza processuale che ovviamente può nascere. Quindi secondo me è importante la specializzazione in tutti i settori, ma maggior ragione nel settore famiglie e minori, perché è un settore con delle problematiche umane e psicologiche che non vanno sicuramente sottovalutate. Un'ultimissima domanda, dal punto di vista delle donne, vedo che siete tantissime qui, sì, donne giovanissime, giovani, molto giovani, vero? Quindi vuol dire che avete a questo punto, poi la Presidente nazionale è una donna, sì, la Presidente provinciale è una donna, quindi devo capire che in questo caso diciamo gli uomini se la fanno un po'... Diciamo che non so se è un caso oppure è proprio così, ma anche la natura femminile, cioè maggiormente siamo donne quelli che ci occupiamo di famiglia, minori e di problematiche relative comunque ai soggetti deboli. Naturali, forse quasi, c'è una maggiore sensibilità, ma non credo, perché conosco tanti professionisti uomini che si occupano del settore e lo fanno con altrettanta professionalità e sensibilità. Per cui credo che è soltanto un fattore numerico, ma poi alla fine anche le donne ormai stanno occupando in maggioranza, ecco, solo questo. Grazie. Solo questo. Grazie a voi. Grazie.